Epilogo. Penelope. Da Mitiche. Storie di donne della mitologia greca raccontate da Giulia Caminito, la nuova frontiera junior. Voci narranti Marika Pensa e Chiara Stoppa. Musiche a cura di Omar Neggiari. Voce Marika Pensa. Parte prima. Era nata da poco e suo padre la teneva tra le braccia. E suo padre era un re. Governava la città dei guerrieri. Mentre lui camminava, la bambina gli stringeva un dito. Come conchiglia, la sua mano si aggrappava all'indice. La città ormai alle loro spalle si chiamava Sparta e molti la ricordano ancora oggi perché faceva crescere nelle sue mura soldati pronti alla guerra. Lei però della guerra non sapeva nulla, né delle ampie stanze del palazzo, né in fin dei conti di suo padre. Il re continuò a camminare e si iniziò a sentire nell'aria l'odore del mare. Mai prima di quel giorno assolato la bambina era stata portata fuori dalle mura e ora percepiva le onde scrosciare, infrangersi su alti scogli. Ma non conosceva le onde o gli scogli, non conosceva neanche se stessa. Un giorno avrebbe saputo i nomi dei pesci e delle meduse, sua madre le avrebbe raccontato le storie del mare, i viaggi degli eroi, i litigi con Poseidone. Il padre sembrava passeggiare tranquillo, avrebbe potuto usare un cavallo per non affaticarsi, ma quel tragitto era destino che lo compissero a piedi. Lei, nelle sue braccia... Lei aggrappata al suo dito. Le donne di Sparta sono considerate donne libere, donne che potevano vestirsi come volevano, camminare con gli uomini per la città, non dovevano cucinare, non dovevano allattare e la bambina quindi avrebbe imparato a poetare e a intrecciare i capelli. Le donne di Sparta non erano come le donne di Atene, venivano servite, avevano chi per loro si occupava della casa. Forse in nessun altro luogo la bambina avrebbe vissuto, se non in quel palazzo, se non in quella città, se non davanti a quel mare. Quando arrivarono sulla scogliera, però, la bambina tremò. La costa in quel punto era alta e le onde facevano tanto rumore da coprire ogni suono. Col vento arrivò il sale, che si posò sulla sua pelle liscia e rosea. Lei non si rendeva conto di dov'era e perché era lì, ma d'impulso, come un animale in pericolo, strinse il dito del padre. Lui non ci fece caso. Continuò a camminare fino al ciglio, dove la terra finiva. La bambina non poteva guardare, scoprire l'altezza che la separava dall'acqua. Il mare, arrabbiato, assomigliava al rumore che facevano i guerrieri quando marciavano fuori dalle mura della città. Il suono che fanno gli uomini quando vanno via. E un giorno lei... lo avrebbe capito. Poi il padre toccò le piccole dita e le staccò dal proprio indice uno alla volta. Sollevò la figlia, allontanandola dal proprio corpo e con un gesto sicuro la gettò giù tra le onde. Penelope,
non ricordava quel giorno, il momento esatto. Il suo corpo era stato scagliato nel vuoto, non aveva avuto più nulla a cui aggrapparsi. Se fosse stata una ninfa, se fosse stata alata, se mai avesse avuto un dono dagli dèi, forse avrebbe potuto salvarsi da sé. Ma era solo una bambina nata da poco, e le bambine, se le butti nel mare, rischiano di affogare. L'impatto con l'acqua fu come uno schiaffo. Penelope non sapeva nuotare, non aveva mai assaggiato il sapore dell'acqua di mare, solo il latte materno. Non capì mai come accadde e perché, ma mentre sentiva una forza sconosciuta tirarla verso il basso, portarla negli abissi, delle creature le si avvicinarono. Erano piumate, facevano versi, starnazzavano. Intorno al corpo nudo della bambina si affacciarono uccelli dal becco piatto, le ali larghe. Uno stormo la circondò e la sorresse. Venne salvata da uccelli marini simili alle anatre, fedeli come le oche, che nella sua lingua la gente chiamava Penelope. Dopo quel salvataggio inaspettato, la vita della bambina cambiò. E anche il suo nome, perché venne chiamata come gli uccelli che l'avevano soccorsa. Divenne Penelope, la figlia di Icario, il re di Sparta, che l'aveva lanciata in mare appena nata. Il motivo di quel gesto del padre, Penelope, non lo scoprì mai. Quando gli uccelli la sollevarono dall'acqua per riportarla sulla costa, suo padre la accolse come se fosse un regalo del mare. Forse l'oracolo le aveva chiesto quel sacrificio, forse voleva temprare la figlia perché sapeva che avrebbe vissuto una vita di sfide, di attese, di incertezze. La sera la bambina tornò tra le braccia della madre, sentendo addosso l'odore di piume e di alghi, e dimenticò, come solo i bambini sanno fare. Molti anni dopo, però, a Penelope tornò in mente quell'episodio, di cui non avrebbe dovuto avere alcuna memoria, visto che era accaduto quando lei era così piccola da non conoscere neanche il proprio nome, o il nome di Sparta, o quello del padre. Successe dopo le sue nozze. Per decidere a chi darla in sposa, Icario aveva aperto le porte di Sparta e indetto una gara, non di armi, come la città avrebbe voluto, ma di corsa. Al più veloce nella gara, lui avrebbe dato in sposa sua figlia. Icario pensava che gli uomini di Sparta fossero abili e rapidi. Non aveva dato peso agli altri concorrenti, principi di altre città e altre isole, finché uno degli stranieri non superò tutti in velocità. Lo videro correre nella sua tunica, come solo i pazzi saprebbero fare, andando incontro al fato. Quell'uomo si chiamava Ulisse. E la sua corsa affannosa, disperata, lunghissima, gli fece conquistare la mano di Penelope. Icario non ne fu felice. L'idea che la figlia dovesse lasciare la città lo tormentava. E provò a dire alla coppia di restare a palazzo per vivere con lui, non allontanarsi dalla famiglia. Ma Ulisse, che sarebbe diventato noto per i suoi viaggi, le sue avventure, già allora aveva un'idea precisa di casa. E quella casa non era Sparta. Devi scegliere tra tuo padre e me, disse a Penelope al cospetto di Icario. Devi scegliere tra qui e altrove. Penelope, in un primo momento, ebbe un tuffo al cuore. Guardò il padre, sentì la stretta del suo amore, del loro legame, ma poi ricordò. All'improvviso le fu chiaro che doveva la sua vita agli uccelli marini. Sentì le loro piume, la propria disperazione, l'insensatezza di quel tuffo nel mare. Allora lentamente prese con due dita il velo che aveva appoggiato alle spalle e, guardando il padre, se lo tirò sul capo, coprendosi completamente il volto. Gli disse così, senza parole, che non aveva dimenticato e che sarebbe partita. Il giorno dopo, Penelope lasciò Sparta per sempre, seguì Ulisse sulla sua nave e salpò per raggiungere la dimora delle sue più grandi gioie e dei suoi più alti dolori.
Itaca. Itaca era l'isola delle pietre. I sassi bianchi coprivano le sue spiagge e Penelope sembrava che lì persino il mare fosse diverso da Sparta. Gli odori erano cambiati, i suoni, la sua vita. Penelope divenne donna, moglie, madre. E tutti vi racconteranno che era saggia, che era pensierosa, forse persino che era scalta. Ma Penelope era soprattutto circondata da quel mare in cui il padre l'aveva gettata da piccola, da quel mare che toccava ogni cosa sull'isola di Itaca. Lo stesso mare che li avrebbe portato via Ulisse. Quando nacque suo figlio, Telemaco, Penelope pensò di nuovo alla propria infanzia, agli uccelli marini, ai becchi e alle zampe palmate. Le venne quasi il desiderio di portarlo sui sassi bianchi, lasciarlo alle maree, vedere se gli dèi avevano nuove risposte per lei e la sua famiglia, nuove certezze. Ora che era madre, ora che era regina sul suolo di Itaca, regnava con il piglio delle donne spartane che sanno essere libere e sanno capire i sacrifici della guerra. Suo marito, Ulisse, venne chiamato per combattere a Troia. Aveva giurato ad altri re la sua fedeltà. Ulisse non voleva lasciare Itaca. Sapeva che quell'abbandono e il viaggio a Troia gli sarebbero costati anni di lontananza. L'oracolo, infatti, gli aveva parlato, lo aveva ammonito. Di sua moglie, di suo figlio, avrebbe visto in sogno le ombre, mentre con la barca avrebbe toccato molte coste e visitato molte genti. Allora provò a sottrarsi alla guerra, fingendo di essere diventato matto. Ma i re che lo avevano chiamato a combattere non caddero nel suo tranello e Penelope lo vide partire. Fine prima parte.